Trasmutare è il titolo di mostra dedicata a Gilberto Cappelli, artista, compositore musicale, che si inaugura oggi qui al Vicolo a Cesena. Gilberto Cappelli è nato a Predappio, classe 1952, ed è un artista veramente molto particolare perché riesce a coniugare in contemporanea due corde veramente interessanti e straordinarie nell'ambito dell'arte, quelle della composizione musicale e quelle della pittura. Una pittura che all'unisono vibra assieme alla musica. Una ricerca di grande interiorità che il nostro artista parallelamente ha sviluppato e ci offre oggi. Le istanze del desiderio, la ricerca autentica nella profondità dell'inconscio. Che cos'è, Gilberto, che ti spinge nel momento in cui inizi un'opera d'arte oppure pensi e cominci a scrivere le note di uno spartito musicale? Non conta, secondo me, la tecnica, le conoscenze tecniche, ma conta invece un rapporto profondo, un sentimento profondo, un'interiorizzazione, uno scavo dentro se stesso che poi porta a dei risultati, ecco, insomma. Questa direi che è la cosa più importante, ecco. E l'esperienza che ho fatto io sia a livello compositivo che a livello pittorico è stata appunto quella di riuscire a esprimermi in questi due campi. E allora, se devo essere sincero, quello che riesco a realizzare è appunto se c'è del sentimento, se c'è questo scavo, ecco, insomma, questo è un po' il centro della questione, ecco. Una domanda, una curiosità anche per chi ti sa appunto pittore e compositore. Al nero, quali note profonde corrispondono? Ai tuoi rossi, ai tuoi colori primari, ai rossi, a questi gialli, a questi azzurri puri, a certi monocromi, quale melodia dobbiamo sentire risuonare in noi? Quale suono, quale strumento? Non tanto uno strumento, ma quanto il suono. Il suono teso, lungo. Il suono profondo, una nota lunga tenuta per esempio da un'orchestra d'archi, una nota lunga tenuta magari in crescendo, ed è questo il corrispettivo praticamente di questi neri, ecco, sostanzialmente. Cioè ho cercato di realizzare la stessa cosa che ho realizzato con la, cioè di creare un materiale vivo, sia a livello musicale che a livello pittorico. I colori più forti sono appunto, secondo me, il nero, il rosso, il blu e il giallo. Sono quelli che riescono a trasmettere di più questa forza, diciamo, primigenia, no? Che c'è dentro sia il suono e sia dentro al colore. C'è una grande forza, sì, primigenia, ma anche spirituale e mistica. Effettivamente c'è una forza, diciamo, naturale dentro al suono e al colore. C'è questa forza proprio naturale, insomma. Però naturalmente poi bisogna questa forza metterla in relazione con le idee, con il proprio mondo interiore,
diciamo, il lavoro è proprio lì, cioè praticamente è un materiale che è inerte, carico di significato e di forza, però è inerte, e il compositore o il pittore deve assolutamente modellarlo. Ecco. Il nero con queste linee di forza che vanno verso l'alto, con questi segni che si scontrano, eccetera, forse hanno anche delle valenze scultoree, secondo me. Ed è la stessa cosa che capita con la composizione. Questi suoni lunghi, questi suoni che, diciamo, si tendono, insomma, si prolungano, forse c'è un desiderio di scolpirlo, il suono. Ecco, forse c'è questa... Non so se ci riesco, però diciamo c'è questo, sì. questa, diciamo, questo desiderio. Ecco, insomma, di... E comunque io direi che c'è il desiderio da parte mia anche di comunicare con le altre persone. Le tue opere toccano l'anima. Hai fatto due autoritratti giocati sui neri e sui bianchi, dove il nero veramente taglia e scolpisce, e il graffitismo che compare sul bianco, un bianco che poi è dipinto su un precedente fondo preparato nero, diventa timbrico, diventa potente. E sono autoritratti estremamente personali e potenti, che colpiscono ed emozionano. Al contrario, e all'opposto, ma sempre autenticamente veri, sono i cromatismi gioiosi, efficaci, vibrati, come nelle due primavere. Quali sono emotivamente gli stati d'animo che ti portano in corda a sviluppare un sentiero oppure un altro, parallelamente forte e vitale? Intanto, per quanto riguarda il colore, io devo dire che sono soggiogato dalla bellezza dei colori, cioè questa è, io sono partito di lì, cioè dal fatto che effettivamente i colori sono bellissimi, quindi c'è da parte mia un amore profondo verso il colore, quindi diciamo così che il colore bisognerebbe utilizzarlo sempre naturalmente in profondità, però il colore ha anche un pericolo, cioè che se usato troppo possa essere anche un pochino superficiale. Cioè, quindi diciamo che il fatto che poi col tempo sia arrivato ai neri fa sì che io volevo che colore fosse sempre di più espressivo, cioè fosse carico di significato. Ecco. Quindi se faccio una cosa colorata probabilmente è dovuto dal fatto che sono un pochino più sereno, probabilmente. E allora ho bisogno di questi colori, di esprimermi, appunto perché mi piacciono moltissimi i colori. Cioè, quando vedo un rosso, per me è un'emozione grandissima. Poi se devo fare, diciamo, uno scavo interiore, allora arrivo ai neri, perché sento che i neri, accompagnati da qualche colore forte, come per esempio il rosso, il blu, eccetera, il giallo, hanno la capacità di potenziare il rosso, il giallo, il blu, eccetera, e nello stesso tempo di comunicare, diciamo, delle fonde che solamente il nero può fare. Un'ultima domanda: che cos'è per te la bellezza? La bellezza... La bellezza è la sincerità. Sono molto contento di poter partecipare a questa iniziativa, dove si considera il Cappelli pittore, anche se io mi sono concentrato scientificamente sul Cappelli compositore, che è quello noto al pubblico da più tempo. E, su questo posso esprimere più chiaramente quali sono i meriti.